Domani, 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Nonostante la pandemia in atto, l'assessorato alla cultura del comune di Alcamo celebra questo importante evento con una serie di attività pubblicate sulla pagina ufficiale di Facebook del comune. Tanti contributi che si alterneranno a partire dalle 11 fino alle 21 appunto di domani. Ascoltiamo l'assessore alla cultura, arte e spettacolo del comune di Alcamo, Lorella Di Giovanni. È un evento patrocinato dall'UNESCO proprio per promuovere il valore della lettura. Anche quest'anno il comune di Alcamo non potrà mancare a questo importante appuntamento, giunto alla sua quarta edizione. Tuttavia, visto il momento difficile, l'evento non potrà essere ospitato nei locali della nostra biblioteca civica, ma si sposterà sui social. Infatti, domani dalle 11 alle 21. E lì la giornata del libro verrà festeggiata in tutte le case attraverso la nostra pagina Facebook del comune di Alcamo. Grazie alla partecipazione di tanti protagonisti del mondo della cultura, della musica e del teatro. Grande spazio verrà dato poi ai nostri piccoli lettori con tante attività organizzate dalla rete locale Nati per Leggere. La giornata del libro prende origine da una particolare festa che si svolge ogni anno a Barcellona, la festa di San Giacomo, i libri e le rose. In questa occasione a Barcellona i librai usano regalare una rosa per ogni libro venduto. Prendendo spunto da questa tradizione catalana, vogliamo dedicare la giornata di domani al nostro concittadino e poeta, autore del famoso componimento Rosa Fresca Orientissima, e lo facciamo grazie alla collaborazione di Video Sicilia che ha messo a disposizione la registrazione dell'omaggio a Cielo d'Alcamo dello scrittore e attore Luigi Locascio, vincitore della prima edizione del premio letterario appunto dedicato al nostro poeta. Rosa Fresca Orientissima, appari in ver la state, le donne ti disiano pulselle e maritate. Tragemi d'este focora, se teste abbolontate, per te non hai avvento notte e dia, pensando pur di voi, Madonna mia. E infine concludo volendo ringraziare tutti e coloro i quali hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento a distanza.